Buon salve ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avete detto dal titolo, andremo a giocare con l'automatico di azzardo, azzardo appunto del lancio. Automatico cinetico, veramente devo dire molto molto buono, di cui adesso andremo anche a vedere i perk. Tra l'altro è pure prodigioso perché mi serve di fare le sfere di luce per lo standard e mi è uscita una maneggevolezza, quindi non male. Andiamo subito a vedere i perk. Abbiamo un tale di precisione, quindi il rigore di quest'arma ha un'oscillazione verticale più prevedibile. Due tipi di canna, completatore contenuto, un ancoraggio stabile per canna che aumenta la stabilità, controlla moderatamente il rinculo e riduce leggermente la maneggevolezza. E calibro ristretto, una canna con doppio rinforzo che aumenta la gittata e la stabilità. Preferisco calibro ristretto perché mi aumenta di un pochino di più la gittata a discapito di veramente poca stabilità, che devo dire fa abbastanza comodo. Due tipi di caricatore, caricatore esteso, quindi quest'arma ha un caricatore di dimensioni notevoli ma si ricarica più lentamente, aumenta notevolmente il caricatore, riduce notevolmente la velocità di ricarica. E caricatore leggero, gittata e ricarica migliorate, aumenta la velocità di ricarica e leggermente la gittata. Per sempre i soliti 3 colpi, 6 colpi, preferisco di gran lunga mettere caricatore leggero che comunque aumenta la gittata. Perk peculiare, grilletto facile, la pressione iniziale del grilletto fornisce un aumento di stabilità e precisione per breve tempo che comunque fa sempre comodo. E estrazione celere, quest'arma può essere estratta con una velocità notevole che anche questo fa sempre comodo. Non sono dei perk chissà quanto devastanti, però insomma non sono nemmeno male. Adesso gli rimetterei anche il conto uccisione di crogiolo, ho anche il decoro che veramente diventa fichissimo e direi di andare a vedere l'arma in partita. Ok, altare delle fiamme, andiamo a vedere un po' cosa riusciamo a fare. È un po' grandicella come mappa, quindi dobbiamo cercare di mantenerci, non dico vicini, però comunque non lontanissimi, perché comunque è un automatico, ha una buona gettata, però rimane un automatico, quindi non dobbiamo esagerare. Sinceramente ragazzi, come arma non è che mi piaccia così tanto. In realtà l'ho vista elogiare da molte persone come automatico. A me non è che faccia impazzire, è una buona arma, però richiede veramente parecchio impegno per vincere un gunfight, secondo me. È anche vero che questo mirino a me non piace per niente, come tipologia di mirino in generale, quelli metallici con i puntini in mezzo mi fanno abbastanza schifo. Però in generale diciamo che per vincere un fight bisogna prendere quasi sempre in testa, perché altrimenti diventa veramente difficilissimo. Diciamo che è un'arma che va utilizzata essenzialmente se sapete utilizzare bene gli automatici, perché altrimenti non ve la consiglio, è abbastanza difficile da utilizzare, soprattutto contro armi migliori. Cioè esistono armi migliori di quest'arma, perché alla fine, come avete visto, quest'ala della vigilanza mi ha sciolto in due raffiche, mi scioglie. Appunto, come ho già detto, bisogna cercare di prendere sempre in testa, perché altrimenti è dura. C'è da dire che comunque come automatico ha una buona gittata alla fine, rispetto per esempio a, non so, un Ross Lysis o insomma altri automatici un po' in generale, ha una buona gittata. Questi giocano no appiccicati di più, quindi diciamo che potremmo anche utilizzarlo come arma dalle lunghe distanze in un eventuale set. Quindi appunto in un eventuale set, considerando che riuscirebbe a coprire bene le lunghe distanze, potremmo anche accompagnarlo da un... un'arma forte alle corte distanze. Comunque vedete che adesso sono riuscito a sopravvivere veramente di poco, prendo veramente sempre, e dico sempre, pistolero, in testa il tipo con l'ala della vigilanza, altrimenti mi avrebbe palesemente aperto. Hai finito il pistolero, sì. Ok, stavo anche smirando. E una cosa di cui ho fatto caso è che se smiriamo è difficile riprendere il bersaglio. Alla fine il caricatore da 33 colpi mi sembra sia, non è male, si riesce a cavarlo, ce la si riesce a cavare lo stesso. Oh, mannaggia il tizio che non mi ha fatto spostare. Certo, probabilmente con il caricatore da 39 colpi riusciremmo con più facilità a fare una doppia continua, per esempio, cioè proprio continuando a sparare a entrambi i bersagli. C'è anche da considerare che è un 450 colpi al minuto, quindi non proprio la categoria di automatici che preferisco, considerando che appunto, come sapete, preferisco quelli caratterizzati da alta cadenza e basso impatto. Diciamo che come utilizzo è molto simile al querelante, per chi se lo ricorda, perché ormai il querelante è morto. Cioè è veramente forte ancora, però ecco, probabilmente preferirei un'arma tipo quella, come 450 colpi al minuto, sia perché ha una gittata maggiore, sia perché il mirino è molto più comodo, secondo me.
è più ampio, ha più aim assist, quindi il mirino è decisamente un punto debole di quest'arma, perlomeno per quello che mi riguarda. Bene, siamo rimasti in 5 contro 2. Che bello. Bene, tralasciando quest'ultimo abbandono finale, diciamo, devo dire che non ho giocato malissimo. Adesso andiamo anche a vedere il punteggio. Ok, non ho giocato benissimo, pensavo di aver giocato meglio sinceramente. 21 kill, 1,91. Ecco, insomma, diciamo che questi piccoli dubbi si fanno sentire un po' sul punteggio. Adesso andiamo a vedere un attimo la seconda partita, come riusciamo a cavarcela e ecco. Ok, allora vediamo un po' di riuscire a vedere, anche se magari riusciamo a spingere l'arma un attimino più in là. Se magari non ci fossero 84 nemici tutti insieme. Nice! No! Però vedete che si recupera, cioè ci sono armi veramente migliori di questa. Come per esempio la scarlatta, appunto, anche il discorso inaugurale, la della vigilanza, ci sono armi che comunque riescono a recuperare, perché questo l'avevo preso sempre in testa eppure me l'ho riuscito a recuperare malamente. Potenzialmente comunque il caricatore si riesce ad utilizzare abbastanza bene, facendo 24 in testa, 26 in testa, quanto è? In 8 colpi, forse anche 7, abbiamo shottato, adesso non faccio il calcolo preciso. Considerando che è un caricatore da 33 colpi, i colpi per fare una seconda e addirittura magari una terza kill, se proprio riusciamo, li abbiamo. Ok, come potete vedere, appunto, ci sono i colpi. Se non fosse che li ho failati tipo tutti. Comunque, negli spazi medio-lunghi se la cava bene. Bisogna però prendere in testa, come avete visto, perché altrimenti è difficile riuscire a vincere il gunfight. Mentre esistono comunque armi che, se facciamo qualche colpo al corpo, non cambiano la sorte del gunfight. Questa, in un gunfight legit, diciamo. Oddio mio, che culo. Non vedo niente. Help. Ah, ce l'ho ovunque. Ok, sta facendo un po' una strage qua, eh. Non capisco bene come, però. No, qui ho fatto danno un po' a tutti. Fermo col flank. Caso. Ok. No, troppo vicino. Ecco, da vicino non se la cava per niente bene. Il mirino non zooma, però la vicino non se la cava per niente bene. Non vi saprei dire per quale motivo, ma bisogna, forse anche per il fatto che ha una cadenza bassa, bisogna necessariamente usare una mitraglietta o un'arma da supporto, insomma qualcos'altro alle corte distanze da vicino. Meno che non andate di deep fire, però oddio, stavo scappando anch'io, non so dove stavo andando così. Cioè, a meno che non andate deep fire, non so quanto possa convenire, perché comunque, come ho già detto, se non prendiamo in testa è vabbè, bravo. Se non prendiamo in testa è abbastanza difficile vincere il gunfight, quindi deep fire così è rischioso. Ok, non ho capito quante kill ho fatto prima, però mi sembra fosse una quintupla. Nice. Ok, partita finita. Devo dire che ho giocato nettamente meglio di quella di prima, perlomeno così mi sembra. Spero che il punteggio lo confermi. L'arma, diciamo che mi ha un attimo rassicurato in questa partita. Devo dire che si riescono a fare delle belle cose, però come ho già detto è comunque
più difficile da usare. Eh beh sì, 40 kill ed 86, non male. Dicevo, è comunque più difficile da utilizzare rispetto a molte altre armi del gioco. Per riuscire a stabilire, diciamo, un rapporto di parità, bisognerebbe sempre prendere in testa, il che comunque è difficile, perché ci sta che ogni tanto qualche colpo al corpo ci vada. Prendendo sempre in testa si riesce a arrivare al livello di armi come la lada di lanza o la scarlatta, o non saprei, comunque armi buone, armi molto buone. E niente, quindi diciamo che l'arma è così così, buona ma non troppo. Direi ragazzi che quindi se vi è piaciuto lasciate like, commentate e condividetelo di tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la tralissima, seguite anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione, anche da bellissimo, nuovissimo, fantastico sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima, ciao! E io sono Gaul, per la tua luce è mia.